La cosa interessante è questa, cioè come una figura di elevatissimo spessore scientifico possa essere assurdamente un esemplare politico di grandissima attualità e di grandissima incidenza. Questo risponde al fatto che personaggi come questi sono senza tempo e senza spazio. Nato a Capodimonte nel 1904, Renato Caccioppoli fu uno dei più importanti matematici del suo tempo, autore di teoremi e di risultati brillanti e innovativi. I suoi lavori aprirono la strada alla dimostrazione di uno degli storici problemi di Hilbert. Un convegno al PAN ha presentato l'affascinante figura del matematico napoletano prendendo spunto dal lavoro di Roberto Gramiccia, che ne ha raccolto la biografia e la copiosa aneddotica in un piccolo saggio. Caccioppoli è stato ricordato soprattutto per il suo ruolo di intellettuale dissidente, sprezzante della mediocrità e sarcastico col potere, in primo luogo con quello fascista. Poco prima che Hitler entrasse a Napoli trionfalmente, negli anni 30, lui all'interno di una trattoria napoletana praticamente fece suonare la Marsigliese, che era un inno chiaramente che era ostile al regime, fu immediatamente impacchettato e portato via da due fascisti che lo consegnarono ai questurini, venne malmenato e rischiava personalmente guai gravi. Dopodiché, per intervento di sua zia, della sua famiglia, la pena che lui rischiava fu trasformata in ricovero coatto in un manicomio. Pensatore eclettico e raffinato, buon pianista, membro nazionale dell'Accademia dei Lincei, Caccioppoli si occupò anche di politica e fu molto vicino al pensiero comunista, anche se non si iscrisse mai al partito. A lui è intitolato un prestigioso premio dell'Unione Matematica Italiana.